Fusione ufficializzata, Napoli Calcio a 5 e Napoli Barrese si uniscono in un unico team che in 3 anni punterà a conquistare lo scudetto del futsal italiano. Marcello Gentile sarà il presidente, Nino Pappalardo e Paolo D'Angelo i suoi vice. La speranza, il sogno, è quello di giocare al Palabarbuto, l'impianto di fuorigrotta off limits ormai da un anno. La palla ora passa all'assessore allo sport del comune di Napoli, Alfredo Ponticelli. Il nome del nuovo allenatore del Napoli ancora non si conosce, ma c'è stato un contatto per Tuca Guimarães l'anno scorso al Garça, club brasiliano. In passato è stato allenatore del Corinthians e del Deportivo Casuarinas in Perù. Due imprenditori napoletani intanto sarebbero interessati al titolo della Barrese. Una clamorosa svolta che, se dovesse avere esito positivo, porterebbe nuovamente 3 squadre napoletane in A1 dopo la recente promozione in massima serie del Vesevo.